Rimodulazione dell'attività chirurgica si può fare in tanti modi, non semplicemente portando fuori attività. La rimodulazione si può fare anche sulla base di una riorganizzazione oraria e sulla gestione in meno sale operatorie di un'attività che prima era semplicemente più diluita in più sale operatorie. Poi non ci dimentichiamo che l'ospedale San Donato fa parte di una rete di ospedali, è un ospedale provinciale di riferimento con altri ospedali che all'interno della provincia svolgono un ruolo anche nell'ambito dell'attività chirurgica e noi ormai da anni gestiamo percorsi in rete con questi ospedali, per tante specialistiche, con gli operatori che si spostano e i pazienti che seguono gli operatori. Quindi questa è una modalità di gestione dell'attività che non è nuova e che sicuramente potremmo sfruttare anche in questo caso. Al San Donato sicuramente noi continuiamo a gestire l'attività in urgenza e emergenza, continuiamo a gestire tutta l'attività oncologica, comunque dei pazienti più complessi, degli interventi più complessi che richiedono questo tipo di ospedale con le sicurezze che l'ospedale continua ovviamente a garantire. Prima per l'appunto citavo che rimane una terapia intensiva no Covid che per esempio durante la prima ondata della scorsa primavera noi avevamo chiuso, quindi in questo momento noi continuiamo a garantire una parte di attività molto importante anche per i pazienti no Covid nonostante l'impegno crescente che l'epidemiologia Covid sta richiedendo all'ospedale e a tutti i nostri operatori. L'utilizzo degli ospedali di provincia tipo Bibbiena, tipo Sansepolcro è praticabile o non è praticabile? C'è un sindaco che è quello di Bibbiena che ha manifestato insomma, pubblicamente questa messa a disposizione o richiesta, chiamiamola come si vuole, ma è una cosa fattibile? È una cosa praticabile, ma anche questa va gestita con flessibilità e con una visione a breve e lungo termine, nel senso che chiaramente le risorse che richiede l'ospedale Covid e l'assistenza della casistica Covid ci obbligano a garantire una concentrazione di un certo tipo di professionisti in questo ospedale. Fino a quando avremo la possibilità di gestire i nostri professionisti in rete anche negli altri ospedali, sicuramente noi continueremo a garantire l'utilizzo di questi ospedali anche per casistica di pazienti provenienti dal nostro comune o comunque che sono stati inseriti nelle nostre liste di attesa. La collaborazione sicuramente con questi ospedali non verrà mai meno ed è sempre stata fra l'altro estremamente fruttuosa anche in termini di qualità percepita da parte degli utenti. Dal punto di vista del personale, visto che appunto lei è direttore infermieristico, come siamo messi? Come siamo messi? Siamo messi che ovviamente siamo tutti quanti in difficoltà, in questo momento lo sforzo che tutto il personale sta facendo è uno sforzo significativo. Le richieste sono tante, sono richieste anche molto complesse, quindi abbiamo una quantità di personale assegnato che è stato potenziato ma che inevitabilmente in base alla quantità di richieste di assistenza sempre maggiori sarà incrementato in maniera modulare a seconda di quello che serve.